Una generazione lontana da quella che 70 anni fa entrava nelle città d'Italia festante, dopo mesi e anni di lotta, proveniente da un passato buio e difficile, da cui si era riuscita a tirar fuori con la lotta e il coraggio. Una generazione lontana proprio per quella speranza con cui quei giovani di 70 anni fa guardavano il futuro. Un futuro che si erano guadagnati con le unghie e con i denti e che proprio da questa giornata potevano ricominciare a costruire. Un futuro che al contrario noi non vediamo, schiacciati dalla mancanza di prospettive e di lavoro. Siamo sfiduciati, ci sentiamo incapaci di trovare il nostro posto nella società, ignorati dal nostro stesso paese, sbalzati fuori dalla storia. In quest'epoca, in quest'Italia, cosa può voler dire resistenza per noi, così disorientati, delusi e concentrati su noi stessi, nell'arduo tentativo di costruirci un domani? Resistenza oggi vuol dire ricominciare a credere che un futuro migliore sia possibile e che ognuno di noi può contribuire a costruirlo. Vuol dire capire che quell'atmosfera di inutilità e impotenza in cui notiamo ogni giorno è falsa, perché da soli si è nulla, ma uniti si è forza. E allora cominciare dalla propria realtà, interessarsi alla propria comunità, prendersi cura del proprio territorio. E così resistenza vuol dire anche, per esempio, lottare contro chi vuole costruire una discarica di rifiuti, anche pericolosi, a Sezzadio, sopra la falda acquifera che rifornisce la nostra città e molti dei comuni intorno, calpestando i diritti e le proteste della popolazione in uno svilimento della democrazia che è lo stesso della politica nazionale. E allora resistenza vuol dire conoscere e difendere la Costituzione, che questa democrazia la regola e la garantisce, e che viene continuamente minacciata e attaccata in nome di una presunta governabilità, che vuol dire in realtà mancanza di partecipazione. Costituzione che sancisce in apertura che l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Ed ecco che si ritorna al punto di partenza, quel lavoro che quando non manca è privo di tutele, svilito e marcificato, che sarebbe garantito da una Costituzione mai interamente applicata, una Costituzione costruita dalle macerie della guerra 70 anni fa, da quei giovani che riuscivano a vedere un futuro così lontano da superare di molto il nostro sguardo. Resistenza dunque infine non tradire quella visione di futuro, ma continuare a impegnarsi perché diventi finalmente realtà. Prima di passare la parola al nostro sindaco, volevo terminare con una frase di Piero Calamandrei, che ben riassume il senso di essere qui oggi. In tutte queste celebrazioni per la liberazione, noi ci illudiamo di essere qui, vivi, a celebrare i morti, e non ci accorgiamo che sono loro, i morti, che ci convocano qui, come dinanzi a un tribunale invisibile, a rendere conto di quello che in questi anni possiamo aver fatto per non essere indegni di loro. Noi vivi.